con Michele Castrilli e Monica Castrilli, rispettivamente presidente e addetto stampa del gruppo di Carpinone Ru Maccature. Un gruppo nato da quanti anni e che cosa fa a Carpinone? Beh, il nostro gruppo nasce nel 1971 e in questi anni praticamente ha tenuto vivo quelle che sono le tradizioni popolari del paese. E, tra l'altro, avendo nel corso degli anni più di 500 persone del paese che hanno partecipato, è diventata quasi un'istituzione, e da qualche anno organizziamo pure un festival internazionale del folklore che è sicuramente ai primissimi posti in Italia, dove sono venuti gruppi da tutto il mondo. Quindi da Carpinone si gira, si fa conoscere Carpinone, questo gruppo, però tante altre persone vengono direttamente a Carpinone per conoscere Ru Maccature da vicino. Eh sì, per conoscere Ru Maccature. Noi, dire il vero, abbiamo fatto parecchie tournée all'estero in questi anni, ma la cosa, il fiore all'occhiello è davvero il festival, perché noi abbiamo portato culture di tutto il mondo, sono venuti a Carpinone tutti i continenti del mondo in questa rassegna che ormai è diventata, ripeto, senza presunzione, è diventata la seconda, terza più importante d'Italia per numero di gruppi e per nazioni rappresentate in una sola serata. Monica, detta stampa, è anche in costume, sei giovane, perché ti sei avvicinata a questo gruppo che, come diceva il presidente, è ormai diventata un'istituzione per Carpinone e per il Molise? Allora, prima di tutto, per i giovani di Carpinone è una tappa fissa quella del gruppo folcloristico. In più, io devo essere sincero, ho avuto una spinta anche dalla famiglia, perché lui è mio padre, di conseguenza io sono cresciuta proprio con la cultura del folclore, e questa è una cosa bella perché noi riusciamo a raccontare tanto in questo modo, riusciamo a, in un piccolo paese a volte è difficile avere delle cose particolari, avere dei modi per girare il mondo, e questo sicuramente è un buon modo, ecco, per stare insieme, per stare sempre uniti. In questa rassegna del folklore molisano abbiamo visto tanti giovani, tanti gruppi molisani. Molti altri giovani ritengono forse il folklore qualcosa di superato, di sorpassato. Quale messaggio si può mandare a questi giovani? Perché ricordiamolo, il folklore e le tradizioni sono le nostre radici. Allora, i giovani che la pensano così forse non si sono mai avvicinati veramente al folklore. Il folklore non è soltanto mettere un costume particolare addosso o salire sul palco e ballare o cantare. Quella è una parte molto importante, però il folklore è stare insieme e conoscerci. Noi, il nostro gruppo, insieme a tutti i gruppi che si esibiranno qui, spesso ci vediamo anche così per occasioni non ufficiali, eccetera, siamo insieme, conosciamo gente, conosciamo nuove culture. Quindi, ripeto, probabilmente provare ad avvicinarsi un po' a questo mondo potrebbe far cambiare idea a qualcuno. Margherita Quercia, curatrice della mostra qui nei palazzi dell'ex GIL, una mostra a tutto tondo sulla cultura e sulle tradizioni del folklore molisano, vestiti, quadri, foto, un folklore, una tradizione immensa quella del Molise. Bellissima, veramente un'esperienza meravigliosa nella mia terra, nella terra nella quale sono nata e che sono orgogliosa in qualche modo di curare oggi. Il Molise è ricco di sorprese e di tradizioni, come dicevi, anche nell'artigianato, nella cura degli abiti, in tutto quanto viene rappresentato in questo splendido palazzo. Diciamo che questa prima rassegna è solo il punto di partenza. Auspichiamo che tutto quanto vediamo oggi diventi patrimonio dell'Europa, patrimonio dell'umanità, radicato nel territorio, magari, perché no, delle piccole belle bambole con questi abiti, che siano famose, per dare un po' di lavoro, anche un po' di sprint, che quanto si venga da queste parti si possa, diciamo, portare via un pezzetto di cuore del Molise e un pezzo di storia. Lei ha parlato appunto di lavoro, far nascere il lavoro del futuro con il passato, con le tradizioni. È possibile? È possibile, perché l'uomo ciclicamente ripercorre i propri passi, così come anche, diciamo, si attraversa il tratturo, si riscopre le proprie tradizioni, attraverso i borghi d'eccellenza, attraverso le vie francigene, attraverso le nostre tradizioni, riscopriamo
quello che è il nostro cuore, un pizzo, un merletto, un intaglio, un artigianato, tutto questo può diventare lavoro. La cosa importante è aiutare le microimprese, i giovani a radicare questo sul territorio, ma non solo con quello che può essere un aiuto, il famoso aiuto che si chiede, il finanziamento o anche, che ne so, agevolazioni fiscali. Non è solo questo, la cosa importante è dare proprio un imprinting imprenditoriale a chi vuole immettersi sul mercato, creare una rete forte che sostenga l'imprenditore, i giovani imprenditori, per invogliarli, perché hanno paura con quello che si sente oggi. Diciamo che viviamo un momento difficile, stiamo investendo tutti con molta forza, ma la nostra forza sono loro, quindi dobbiamo allargare ancora di più le spalle e sostenere i nostri ragazzi. Un buon progetto, un auspicio per il futuro, un messaggio per le nostre istituzioni che ci sentono dall'altra parte della telecamera. Il Molise è una piccola regione, 136 paesi, ognuno con la propria particolarità, ognuno ha una propria chicca, però tutti insieme si può guardare meglio al futuro, il Molise in Italia e il Molise in Europa. Certamente sì, 136 buoni motivi per impegnarci fortemente, chiedendo alle autorità di dare risalto ad ognuna di queste piccole peculiarità, perché queste chicche, come dicevi, diventino una dolcissima caramella da tenere sulla punta della lingua sempre, negli occhi e nel mondo. Tenendo anche i giovani molisani in Molise, non per forza via da questa terra. No, assolutamente, ho mancato di dire, ti ringrazio della domanda, è un punto importantissimo. Dobbiamo tenere qui i nostri ragazzi e dobbiamo aiutarli a credere che possa esserci, che c'è già, lo vediamo, una partecipazione meravigliosa. Vuol dire che amiamo la nostra cultura e il nostro popolo, dobbiamo avere la forza di sostenerlo e quindi di dire ai nostri ragazzi: coraggio, siamo qui, alle istituzioni chiediamo sostegno per i giovani, non solo parole e fatti, un coordinamento forte, un sostegno forte che vada dalla organizzazione minima fino a queste manifestazioni. Siamo con Maria Monaco, presidente della Compagnia d'Arte Popolare di San Giuliano, un gruppo importante, un gruppo nato da un po' di anni. Qui abbiamo anche due rappresentanti, un ragazzo e una ragazza, con i vestiti tipici. Che cosa fa il vostro gruppo? Allora, noi teniamo a precisare che più che fare folklore, diciamo, siamo un'associazione culturale, nel senso che il folklore oggigiorno deve essere inteso come ricerca per mantenere vive le tradizioni, le radici che ognuno di noi ha del suo popolo, del suo paese, gli usi e i costumi, quindi tutto ciò che è cultura. E noi come Compagnia d'Arte Popolare, come gruppo, siamo nati nel 92, nonostante, diciamo, non siamo proprio dei veterani come tanti gruppi che hanno partecipato a questa rassegna, abbiamo già raggiunto importanti traguardi e oltre a tante uscite in Molise, in Italia, siamo andati più volte anche all'estero e poi organizziamo questa nostra chicca che è Incontri, che è la rassegna folclorica internazionale organizzata proprio dalla Compagnia d'Arte Popolare, che si svolge ogni mese di agosto a San Giuliano del Sannio. Un gruppo popolare, di folklore popolare, quando va in giro per il mondo, che cosa porta del Molise e del proprio paese? Tutto. Tutto il bagaglio di cultura che ogni associazione tipo la nostra, tipo tutti i gruppi folclorici che fanno questo tipo di lavoro, perché diciamo che poi alla fine ognuno di noi lo fa con piacere, però a volte è veramente un lavoro molto faticoso, l'organizzazione, ci sono dei tempi veramente lunghissimi per avere poi dei risultati, quelli proprio che ti fanno sentire: ah, Vivia, siamo soddisfatti. E portiamo tutto, portiamo quello che è il nostro paese, portiamo quello che è il Molise e anche l'Italia fuori. Questi sono due rappresentanti, loro si vergognano, sono timidi, vogliamo sapere solo i vostri nomi. Federica. Gianmarco.
giovanissimi con vestiti particolari. Qual è appunto la particolarità del gruppo di San Giuliano? Allora, proprio la particolarità del costume femminile è questa, il copricapo della donna che si chiama mappa. Invece per quanto riguarda il vestito maschile, lui adesso non ce l'ha, è la mantera, che è un grembiule che veniva messo dall'uomo e serviva sia per quando si andava a coltivare la terra come fagotto per mettere il pranzo dentro e sia anche per asciugare il sudore. Con queste belle testimonianze, con queste belle immagini, termina il nostro viaggio in Molise alla scoperta del folklore molisano, delle tradizioni dei nostri paesi. Noi vi diamo appuntamento a tutte le prossime puntate e vi ricordiamo che le repliche sono anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sulla pagina di Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise.